Ciao a tutti, siamo un gruppo di terapeuti della Campania e abbiamo deciso di offrire il nostro sostegno a genitori e figli attraverso delle indicazioni utili ad affrontare questo delicato momento che vede stravolgere le nostre routine quotidiane. In qualità di genitori siamo spesso preoccupati, ultimamente spesso stanchi, arrabbiati ed impotenti rispetto alla gestione dei nostri figli. Abbiamo spesso il timore di non fare abbastanza per loro, di non comprenderli appieno e di non essere adeguatamente di supporto. Da qui l'idea di creare un video per dare la possibilità proprio a loro, ai più piccoli o semplicemente ai più giovani, di dirci ciò di cui hanno bisogno. Ascoltiamoli. Basta osservarmi, presta attenzione a. Se mi arrabbio con più facilità o piango troppo spesso. Se bagno a letto o mangio troppo o troppo poco. Se fatico ad addormentarmi o passo incubi. Se ho difficoltà ad essere concentrato e attento. Se le cose che prima mi piacevano ora mi piacciono di meno. E se ho crisi di ansia e temo il peggio. Se sto troppo tempo alla play o sui social e questo mi impedisce di fare altro. Se noti uno o più di questi segnali, è probabile che ho bisogno del tuo aiuto. Mi spieghi che sta succedendo? Anche se sono piccolo, posso capire. Raccontami sempre la verità perché la mia immaginazione potrebbe essere peggio. E se hai difficoltà a farlo, utilizza questi video. Non cercare di nascondere le tue emozioni, il tuo volto e i tuoi comportamenti parlano lo stesso. Spiegami come ti senti. Racconta come mi sento io. Se ne possiamo parlare, lo possiamo affrontare. Pensi che queste emozioni siano troppo forti per te? Chiedi aiuto a una persona di cui ti fidi oppure affidati a uno psicologo. Tranquillo e sicuro lo sarò anche io. Fai attenzione a me quando vedi la TV o trovi informazioni sui social. Alcune notizie o immagini potrebbero spaventarmi perché non ne capisco il significato. Ci annoiamo, struttura il nostro tempo dandoci un ritmo giornaliero e settimanale. Mi puoi aiutare con attività di disegno, compiti, gioco, relax con Coccol, libri e canzoncine. Gioca con me. Aiutami a mantenere vive le mie relazioni sociali, cioè chiamiamo i nonni, le maestre e i miei compagni di classe. Mamma, papà, voi siete il mio modello. Io vi osservo e imparo da voi. Mangiate sano, riposate e fate attività fisica anche a casa. Approfitta di questo tempo per parlare con me. Interessati a ciò che mi piace, ai miei cantanti e youtuber preferiti. Rendimi partecipe di ciò che piace a te e troviamo nuovi modi per stare insieme. Ma ricordati che ho anche bisogno dei miei spazi. Rispetta la mia privacy. Stare in casa per me è come stare in gabbia, spesso mi sento arrabbiata ed irritabile. So che non ti piace quando rispondo male, io mi impegnerò a controllarmi, tu fai la tua parte e cerca di capirmi. Se volete aiutarmi, siete positivi e fiduciosi, voi siete la mia verità. A voi che siete grandi, noi chiediamo un aiuto. Ascoltate tutti quanti e non ci fate da scudo. Noi dobbiamo pur capire ciò che accade qui adesso per sperare un avvenire quantomeno diverso. Non più questo, non lo stesso, non mentiteci sui fatti, perché noi più vi ascoltiamo, più sembriamo distratti, un po' distanti. Ora più che mai lo siamo, ma pensiamo che se ci state vicini tutti quanti ci salviamo. Insieme possiamo usarcela. Buongiorno. Stiamo attraversando un periodo caratterizzato da repentini cambiamenti. Le certezze su cui si fondavano le nostre esistenze sembrano venire meno. Un sentimento di disorientamento, di sgomento, ci può far vacillare e ci può far sentire vulnerabili. Questi vissuti sono comprensibili e, anche se con gradi di intensità diverse, riguardano tutti noi. Questo senso di allarme ha attraversato tutti gli aspetti delle nostre vite. Ma io vorrei discuterli a partire da una prospettiva particolare, quella relativa alla vita degli studenti universitari.
Da diversi anni collaboro con il centro di Ateneo Sinapsi della Federico II e al suo interno coordino l'area di servizi per il successo formativo, una sezione che eroga servizi a supporto del percorso formativo e per la promozione del benessere psicologico degli studenti. A partire da questa prospettiva voglio organizzare la mia partecipazione a questo evento e ringrazio l'assessorato per questo invito. Prima di tutto spenderei due parole per dire perché l'emergenza Covid-19 ha una rilevanza da un punto di vista psicologico e psicosociale. Perché è una condizione caratterizzata dalla percezione di una minaccia, la minaccia per giunta di un nemico invisibile. Perché è una condizione di incertezza che genera emozioni intense e in particolare riguarda la paura. Perché ha generato una repentina e improvvista trasformazione delle nostre routine quotidiane. Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo si è passato all'università da un regolare andamento dei percorsi accademici ad una necessità di sospensione della didattica e gradualmente alla necessità di sospensione di tutte le attività in presenza. Questa condizione ha richiesto alla stessa università e a tutti i suoi protagonisti degli importanti sforzi di adattamento. Sappiamo che l'università campana, come quella nazionale, ha realizzato questo sforzo, permettendo in tempi molto rapidi lo spostamento delle sue attività principali in modalità didattica a distanza, offrendo l'opportunità alla popolazione studentesca di restare ancorata in questo momento di confusione e di sospensione al proprio progetto formativo e alla realizzazione dei propri obiettivi. E vedremo che questo ha un valore importante anche da un punto di vista psicologico. Ho infatti fatto riferimento nel dare titolo a questo mio intervento, coerentemente con il contesto formativo di cui mi occupo, al concetto di compito. Vorrei infatti discutere con voi l'attraversamento di questa esperienza di emergenza Covid dal punto di vista di alcuni compiti psicologici che esso comporta, compiti emotivi, compiti di adattamento. La crisi che stiamo attraversando può essere proprio interpretata come una richiesta di lavoro per la mente e per le nostre relazioni. Riconoscere questa richiesta, impegnarsi ad assolvere questi compiti, può sostenere la nostra capacità di resilienza, la nostra capacità di fronteggiare la situazione critica e, perché no, anche la nostra capacità di crescere attraverso questa esperienza. Discuterò qualche minuto i quattro compiti che voglio proporvi, per poi interrogarmi sul modo in cui i servizi di supporto agli studenti universitari attivi nei nostri atenei possono operare per promuovere lo svolgimento di tali compiti e anche per intercettare quelle condizioni di maggiore vulnerabilità. Primo compito che voglio sottoporvi: rintracciare dimensioni di continuità. L'irrompere di un'emergenza, l'insicurezza che ne deriva, può generare un senso di estraniamento, come se non ci riconoscessimo più nel nostro mondo. L'emergenza in qualche modo rappresenta un punto di svolta che marca una netta distinzione tra un prima ed un dopo. La possibilità di tracciare alcune linee di continuità con ciò che si era e si faceva prima dell'emergenza è molto importante e offre un importante sollievo emotivo. Partecipare alla didattica online, del cui ruolo ho già parlato, ma anche partecipare ad una classe yoga a distanza, riunirsi su Skype con gli amici il sabato sera, sono attività che sostengono questo fondamentale bisogno di stabilità. Secondo compito: regolare emozioni forti. L'emergenza Covid porta ognuno di noi a confrontarsi con delle perdite e con la paura. Perdite di esperienze desiderate, di entrate economiche, la perdita del capitale di sicurezza che orientava le nostre esistenze. Questa esperienza ci ha messo in rapporto con la nostra vulnerabilità e con la paura. Paura per la propria salute, per la salute di coloro che ci sono cari, paura di essere contagiati o di contagiare. Queste emozioni sono state intense ed anche oscillanti. Riconoscere queste emozioni, convivere con una parte di sé spaventata, così con quella parte di sé che nelle giornate di quarantena ha trovato invece spazi di conforto, di piacevolezza, di intimità, di impegno, legittimare la loro esistenza come congrua in risposta alla situazione, tollerare questa oscillazione emotiva,
Tutte queste sono risorse di autoregolazione che ci aiutano a modulare l'intensità di queste stesse emozioni e a utilizzarle come fonte di conoscenza per valutare la situazione. Terzo compito, interpretare il senso degli eventi. Quando un evento imprevisto e in qualche modo problematico, come quello che stiamo attraversando, compromette i progetti della propria vita, la necessità di spiegare e di dare un significato agli eventi diviene impellente. Un bisogno di mettere ordine, di venire a patti con ciò che conosciamo per renderlo familiare. Questo è un processo delicato, costellato di trabocchetti, si rischia spesso di ricorrere a delle scorciatoie. La comprensione di un evento imprevedibile ci chiama a tollerare una certa dose di non conoscenza, ad esercitare la pazienza, ad attraversare e tollerare l'incertezza. In questo senso il passaggio alla fase 2 è molto delicato. Ci stiamo rendendo conto tutti, all'università come negli altri campi del nostro vivere, che non riprenderemo esattamente dal punto in cui ci siamo fermati, che è in corso un cambiamento. Possiamo, dobbiamo mantenere la fiducia che andrà tutto bene, ma il bene che emergerà non sarà esattamente quello che abbiamo lasciato. Attraversare questo cambiamento, mantenendo un contatto con le nostre incertezze, con responsabilità ed atteggiamento esplorativo, può sostenere processi di crescita, permettere anche di rintracciare alcuni benefici che l'esperienza può portare alla nostra vita, alla nostra autostima e alle nostre relazioni. Facciamo qualche esempio. Scoprire di aver avuto la forza di reggere la situazione e di esercitare alcune competenze. Scoprire il valore di aspetti della propria vita che prima erano dati per scontati. Sentirsi parte di un processo nuovo che ha bisogno delle competenze e delle energie di tutti. Quinto compito, il più complesso. Rintracciare il senso di potere e di responsabilità più personale. Il più complesso in particolare, come vedremo, in riferimento a questo passaggio alla fase 2. Il rapporto con un'emergenza ci pone nella condizione di sperimentare vissuti di impotenza e frustrazione, e a cui si connettono anche sentimenti di rabbia. Le prime azioni che questa emergenza ha reso necessarie, tranne che per alcuni ruoli legati alle professioni sanitarie o alla filiera alimentare, sono state necessariamente orientate a limitare le azioni della collettività. Io resto a casa. Torniamo con la mente alla prima settimana di questa drammatica esperienza, una settimana in cui probabilmente ognuno di noi si aggirava nella propria casa senza riuscire a finalizzare nessuna delle proprie azioni, confuso, a tratti spaventato, sgomento. La ricerca compulsiva di informazioni da un lato e la ricerca di una vicinanza con la collettività, pensiamo ai canti sul balcone, sono state le nostre prime reazioni, salutari reazioni. Gradualmente abbiamo preso consapevolezza che il nostro stare a casa era un'azione intenzionale, era una risposta responsabile per fronteggiare una sfida senza precedenti. Stare a casa è stato l'esercizio consapevole di una responsabilità personale e collettiva. Nelle settimane successive abbiamo iniziato a organizzare i nostri spazi, i nostri tempi. Alcune attività si sono rese possibili. Torno a riproporre, per esempio, la ripresa delle attività didattiche, la graduale comprensione che anche le attività di valutazione, le sedute di laurea potevano essere gestite rispettando le restrizioni e utilizzando le risorse digitali. Potere personale e responsabilità, credo, siano assi fondamentali nella gestione della fase 2. La ripresa, una ripresa che deve partire in una condizione di convivenza con il virus. Termina una fase di radicale sospensione della nostra quotidianità per tornare ad agire. Usciamo dalla fase in cui abbiamo gestito paure e rischi di contagio attraverso la sospensione della nostra socialità. Io resto a casa, per andare verso una fase in cui dovremo organizzare le relazioni sociali tenendo conto del rischio di contagio. La salute, nello scenario che si apre, non è più una questione prevalentemente personale, ma entra a regolare le modalità dello scambio sociale.
Andiamo verso una fase di apprendimento. Dobbiamo imparare a convivere con il virus. Ma il concetto di convivenza non rimanda solo alla condivisione di un medesimo spazio, ma rimanda anche alla costruzione di una familiarità. Vorrei soffermarmi su uno dei diversi aspetti, dei complessi aspetti che riguardano l'accesso alle fasi 2. Direi che abbiamo il compito di ripensare e organizzare la nostra idea di prossimità. La ripresa delle attività comporta la necessità di fare cose insieme, interagire in prossimità ma mantenendo il distanziamento sociale e i dispositivi protettivi. Abbiamo il compito di riconoscere e regolare il disagio che questa modalità potrebbe comportare. Forse ci possiamo dire comporterà, sentiremo un disagio. Comprendere che le distanze hanno una funzione protettiva e non di esclusione. Non sono io che mantengo le distanze da te o tu che mantieni le distanze da me, piuttosto è lo scambio di una reciproca protezione. Questo passaggio alla fase 2 è un momento in cui abbiamo bisogno di un livello molto alto di cultura sociale e relazionale. Siamo chiamati ad esplorare nuove modalità di convivenza sociale, modalità in presenza, che gradualmente ci auguriamo sempre più possibile, intrecciate con modalità a distanza, che rendono flessibili le nostre prassi e permettono anche a chi è più vulnerabile o semplicemente più lontano di partecipare. L'università si sta sicuramente attrezzando in questa direzione. Le cose continueranno a cambiare. Alla fase 2 seguirà la fase 3 e le altre, sino a quando, forse, probabilmente un giorno, parleremo dell'emergenza Covid-19 come di un ricordo. E intanto avremo appreso nuovi approcci alla produttività, alla conoscenza, alla comunità. Io sono preoccupata, come tutti noi, ma anche molto curiosa. Ho scelto di tagliare il discorso in termini di compiti di adattamento per la promozione della resilienza. Vorrei spendere gli ultimi minuti per dare un'idea di come i servizi di supporto per gli studenti possano sostenere lo svolgimento di questi compiti e possano contribuire alla promozione della salute. Mai come in questo momento abbiamo bisogno che l'università funzioni come comunità in grado di sostenere e promuovere salute e benessere. Nel nostro Ateneo, i servizi del Centro Sinapsi della Federico II, come altri servizi degli Atenei campani ed italiani, hanno fatto da subito un consistente sforzo per mantenere un dialogo con gli studenti, coltivare un senso di appartenenza alla comunità e garantire continuità dei propri servizi attraverso l'adozione di una modalità in remoto. Quelli che ho descritto sono compiti psicologici complessi, non possono trovare risposta in un'unica tipologia di servizio, ma richiedono l'organizzazione di diverse traiettorie dell'intervento, interventi rivolti al singolo, ai gruppi, all'intera comunità, interventi a supporto della vulnerabilità, orientati a promuovere confronto e elaborazione creativa di questa crisi. Riporterò alcune delle traiettorie dell'intervento adottate dal Centro Sinapsi, attualmente diretto dalla professoressa Mara Spriano. A titolo di esempio, sconsapevole che diversi Atenei si sono mossi in questa direzione. Parto dalla consultazione psicologica a distanza, noi l'abbiamo chiamata Sinapsi ti ascolta da casa. Ogni studente iscritto alla Federico II può fare richiesta di una consultazione psicologica della durata di 4 incontri, in cui, con l'aiuto di un esperto, attraversare e pensare le sue preoccupazioni, dare significato agli eventi, connettere la propria storia personale con questa esperienza, regolare un eventuale eccessivo senso di allarme e mobilizzare risorse. I servizi a distanza di consulenza e di tutorato specializzato, coordinati per la Federico II dal professor Alessandro Pepino, delegato di Ateneo per la disabilità, rivolti ad intercettare i bisogni di studenti con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche attualmente le esigenze di studenti con condizioni di salute più fragili, che richiedono attenzione e tutela,
per garantire il diritto allo studio. Spazi di incontro e di confronto in piccolo gruppo, che alla Federico II hanno preso il nome di sinapsi meeting. Si tratta di spazi virtuali in cui in presenza di uno psicologo facilitatore sia possibile condividere le esperienze, le ansie, le preoccupazioni, confrontarsi soprattutto per individuare strategie di gestione del percorso universitario. Infine vorrei fare riferimento alla creazione di comunità virtuali che sollecitano processi di elaborazione e di espressione creativa. Mi riferisco a una traiettoria dell'intervento psicologico che nei diversi Atenei è passata anche attraverso le pagine social, spazi virtuali in cui gli studenti possono contribuire a scrivere la propria storia di questa fase epocale della loro vita universitaria, condividere esperienze e vissuti, trasformarli creativamente. È l'insieme di questi servizi, la loro combinazione, che contribuisce a promuovere salute e contribuisce allo svolgimento dei compiti psicologici che abbiamo prima insieme delineato. Vorrei sottolineare inoltre il fondamentale ruolo dei docenti universitari, di una funzione di sostegno e di accompagnamento che non si organizza ovviamente in un servizio di supporto, ma che prende forma attraverso la presenza didattica, il contatto mail, il contatto continuo con gli studenti, ma prende forma soprattutto attraverso la tenuta del progetto formativo. Una funzione che ha permesso di sentirci tutti sulla stessa barca e ha permesso agli studenti di sentire che il proprio sforzo è stato parte di uno sforzo collettivo. Inoltre, un docente disponibile può rappresentare la prima forma di supporto per uno studente che attraversa una fase di stress. Questo non significa che il docente debba avere o esercitare competenze specialistiche di tipo psicologico, ma anche dimostrando il suo interessamento per le difficoltà dello studente può fungere da mediatore nel connettere quella persona con le risorse di supporto psicologico attivate dall'Atenei. Vorrei chiudere questo mio contributo rivolgendomi proprio agli studenti. Cercate nei vostri Atenei i servizi, non sono identici ovunque, ma ci sono servizi dedicati a voi, sono risorse a cui potete fare affidamento e che sono state costruite pensando ai vostri bisogni. E vorrei infine rivolgermi a quelle famiglie e agli studenti che si affacciano quest'anno per la prima volta alla vita universitaria, studenti che affronteranno quest'anno una versione del tutto inedita dell'esame di Stato e della maturità. Molte iniziative di orientamento sono state attivate a distanza e vorrei che sapesse che i servizi di consulenza e tutorato specializzato di cui abbiamo parlato sono rivolti anche a studenti che ne hanno bisogno, che ne ravvedono la necessità, che non si sono ancora iscritti all'università e che intendono farlo. Non vi scoraggiate perché vi aspettiamo. Adesso chiudo questo mio intervento e ringrazio ancora una volta l'assessorato, ringrazio voi che mi avete ascoltata e vorrei chiudere unendomi a un motto collettivo. Insieme ce la faremo. Quando accadono grandi emergenze, sentiamo spesso parlare del trattamento EMDR. Dottoressa Collaro, ci può spiegare che cos'è l'EMDR? L'EMDR è un approccio psicoterapeutico con comprovate evidenze scientifiche per il trattamento del disturbo post-traumatico e di tutte quelle condizioni di disagio psichico conseguenti ad esperienze di vita avverse o traumatiche. Di fatto, le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano il trattamento EMDR come elitario per la risoluzione di quelle condizioni di disagio traumatico conseguenti a situazioni emergenziali, esattamente come quella che stiamo vivendo. In che modo interviene l'EMDR nell'emergenza?
attraverso l'Associazione MDR per l'Italia, ossia una società scientifica formata da circa 11.000 professionisti specializzati distribuiti in tutto il territorio nazionale che da circa 20 anni si occupano di trauma ed emergenza. Durante questi 20 anni diversi sono stati i contributi dati dall'Associazione MDR per l'Italia in situazioni emergenziali nazionali che vanno dal terremoto dell'Aquila al crollo della scuola di San Giuliano in Puglia fino all'attuale emergenza coronavirus. In questo momento rispetto a questa emergenza sono attivi circa 60 cooperazioni e piani d'intesa tra l'Associazione MDR Italia ed enti, province, comuni ed aziende ospedaliere. In questa emergenza i più esposti sono gli operatori sanitari a diretto contatto con i pazienti Covid. Possono subire anche loro delle conseguenze psicologiche? Sì, parliamo infatti di trauma vicario, ossia quei disturbi psicologici a breve o a lungo termine dovuti proprio all'esposizione ripetuta o prolungata ad eventi traumatici. E da questo punto di vista l'emergenza coronavirus rappresenta un'esperienza di grande impatto emotivo, non solo per le vittime che lo vivono in modo diretto, ma anche per gli operatori sanitari che lo vivono in modo vicario. La paura di essere contagiati, ad esempio, o di essere veicolo di contagio, la scarsa conoscenza della malattia, l'impotenza rispetto alla fine della stessa, possono provocare negli operatori sanitari delle intense reazioni emotive, ad esempio la paura, l'impotenza, la rabbia e persino la colpa. Quali sono i segnali da stress Covid correlato? Ascoltiamolo direttamente dai medici e gli infermieri che quotidianamente vivono questa emergenza. Spesso capita che al termine di un turno ci facciamo la doccia, andiamo via in direzione di casa, però il pensiero fisso rimane per quel paziente che stavi curando e molto spesso non stava bene in quel momento. Per cui è frequentissimo che dopo ore, pure arrivati a casa, si fa sempre la telefonata al collega che ti ha smontato per sincerarsi delle condizioni del paziente, perché è un momento così particolare che già precedentemente noi siamo legati ovviamente ai pazienti che curiamo, ma in questo caso loro sono veramente soli, lasciati a se stessi, non possono vedere i propri familiari. E quindi diventa una situazione molto più empatica e la cosa non riguarda solo me, anche tutti gli altri colleghi. Soprattutto questo, la questione di non riuscire a distaccare, cosa che forse prima succedeva. Ormai sono quasi 2 mesi che siamo stati catapultati in questa emergenza sanitaria. Ci siamo sentiti subito smarriti di fronte a questo virus sconosciuto. Abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di lavoro con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale piuttosto che il distanziamento con i pazienti. Eppure il nostro ruolo era comunque quello di infondere sicurezza ai nostri pazienti. All'inizio di questa storia iniziavamo il nostro turno di lavoro con la frase "andrà tutto bene", detta in maniera molto enfatica, pensando ad un evento che da lì a poco si sarebbe concluso. E invece non è stato così, e la tensione, l'ansia, soprattutto alle continue notizie di nuovi colleghi infermieri, ma anche altri operatori sanitari che si infettavano di Covid, ha aumentato il nostro stato di tensione e anche i nostri visi si sforzano oramai di mostrarsi sereni e sicuri. La sensazione che viviamo ora è quella che questa storia non finirà presto e la nostra stanchezza veramente sta diventando cronica. Anche se finiamo il turno, iniziamo il turno con la stessa frase, la diciamo in maniera un po' più a bassa voce, comunque andrà tutto bene. L'esperienza con l'infezione Covid-19 ha messo in noi sanitari, in noi medici e soprattutto in noi rianimatori una situazione di perenne ansia per la possibilità di essere contagiati e di contagiare anche i nostri familiari, soprattutto quando rientriamo in casa.
una piccola esperienza di isolamento che io ho praticato circa un mesetto fa, all'inizio di questa avventura, mi ha catapultato in un vero e proprio limbo, uno stato di incertezza per cui io mi vedo su un precipizio e alle spalle ho la mia vita ben definita, ma in avanti il vuoto, così che mi dà l'impressione di caderci un giorno sì e un giorno no. Questo è sostanzialmente quello che io sto vivendo in questo periodo, uno stato di surrealtà in cui io vago, estranea al mio nucleo familiare, solitaria, e praticamente la mia famiglia vive impegnando il suo tempo, mentre io vivo con l'ansia, la preoccupazione e la responsabilità di salvare la vita degli altri, la mia vita e soprattutto la loro vita. Il nostro problema è come è cambiato la nostra attività lavorativa durante queste settimane dell'emergenza Covid. Diciamo che quando si viene al lavoro c'è una paura latente dovuta alla impossibilità di sapere se al termine del nostro orario di servizio, nonostante i DPI utilizzati, possiamo aver contratto infezioni da coronavirus. La stessa ansia, la stessa tensione verrà trasmessa quando ritorniamo nelle nostre abitazioni, dove ci limitiamo a non abbracciare i nostri cari, figli, la moglie. Anche se dobbiamo dare un bacio, lo diamo soltanto col pensiero. Tutto ciò ci porta a uno stress fisico e psichico che non sappiamo quali potranno essere i risvolti al termine di questa epidemia. Gli infermieri, i medici, cosa possono fare per proteggersi? Da terapeuti esperti in emergenza, quali indicazioni potete dare? Limita ad un paio di volte al giorno la tua informazione sulle notizie relative all'emergenza coronavirus. Parla anche di altri argomenti, cercando di portare la tua mente e i tuoi pensieri altrove. Fuori dall'orario di lavoro, trova il tempo per distrarti, scaricare lo stress e le tensioni. Scegli tra le attività che più ti piacciono. Fai attenzione alla comunicazione. Quando noi siamo stressati, ci rivolgiamo agli altri in modo scontroso e aggressivo, oppure ci chiudiamo e non parliamo. Comunica meglio che puoi. Usa un linguaggio chiaro e rispettoso. Puoi sentirti stanco, spaventato, sopraffatto, di fronte a qualcosa di nuovo e poco chiaro. Parla di come ti senti con qualcuno di cui ti fidi o con un collega. Questo ristabilisce un buon livello emotivo. Valorizza ciò che è andato bene. A fine turno ripensa a un momento della giornata in cui ti sei sentito efficace e risolutivo. Utilizza le tue risorse. Gli operatori sanitari dispongono di una maggior soglia di tolleranza allo stress. Fai riferimento alle tue competenze tecniche e alle esperienze positive del passato. Se pensi di averne bisogno, chiedi aiuto. Puoi usufruire dei servizi di supporto online dato da specialisti in emergenza. L'MDR è il metodo evidence-based raccomandato per ridurre l'impatto da stress post-traumatico. L'emergenza coronavirus ha stravolto le modalità di comunicazione degli operatori. Quali indicazioni potete fornire per questo difficile e delicato momento legato alla cura della pandemia? In ambito sanitario, generalmente le comunicazioni relative al decorso medico, così come gli aggravamenti clinici o i decessi dei pazienti, avvengono in presenza e con il contatto fisico, entrambi fattori protettivi sia per chi ascolta sia per chi dà queste informazioni. Con il Covid-19 sappiamo che un po' sono saltati tutti gli schemi, pertanto i sanitari spesso hanno, diciamo, la possibilità di comunicare con i parenti dei pazienti ammalati o deceduti solamente attraverso una comunicazione telefonica con tutte quelle che sono le difficoltà emotive legate a questo tipo di comunicazioni indirette. Pertanto vorremmo darvi alcune indicazioni su come gestire la comunicazione delle bad news. Prima di effettuare la chiamata,
Prenditi alcuni momenti di pausa per entrare in contatto con te stesso, con il tuo corpo, su dove sei, su cosa c'è intorno a te e fai un respiro profondo. Presta attenzione al tuo stato emotivo. Chiediti se ti senti sufficientemente calmo e stabile. Nella tua pratica clinica saprai di certo verificare il livello di tensione avvertita. Pensa e scegli le parole da utilizzare e comunica la notizia nella maniera più autentica, sintetica e reale possibile. Accogli il dolore, il pianto, il silenzio e le domande. Dai indicazioni e spiega cosa succederà dopo, da chi verranno chiamati, a chi potranno rivolgersi per avere ulteriori informazioni. Se c'è un servizio di psicologia dell'emergenza, proponilo dando i riferimenti. Una volta terminata la chiamata, prenditi qualche minuto per ristabilire la calma. Respira e pensa a un momento in cui ti sei sentito calmo, forte e rilassato. Salve a tutti, io ho accolto con molto piacere l'invito a parlare oggi di isolamento da Covid e ritiro emotivo e problematiche psicologiche emotive connesse al distanziamento sociale e all'utilizzo dei media digitali, qualcosa di cui mi occupo sul piano clinico e sul piano della ricerca. Intanto mi presento, sono Valentina Boursier, sono ricercatrice di psicologia clinica presso la Federico II di Napoli e sono psicoterapeuta dell'età evolutiva, membro ordinario della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino e dell'Adolescente. Dicevamo, oggi con voi parleremo di isolamento da Covid, ritiro emotivo in una dimensione che coglie i rischi e le opportunità connessi all'utilizzo di media digitali, un tema del quale mi occupo da parecchio tempo sul piano della ricerca in ambito universitario. Noi sappiamo quale sia l'ampia diffusione dei dispositivi digitali e soprattutto di quelli che sono gli strumenti e le pratiche connesse, diremmo web relate, cioè le pratiche connesse all'utilizzo della rete. Sono moltissimi gli utenti della rete, sono moltissime le persone che accedono alla rete attraverso uno smartphone, un oggetto che ormai tutti posseggono e posseggono i bambini in età sempre più precoce. L'accesso alla rete ovviamente consente una serie di opportunità infinite, nello stesso tempo però presenta una serie di rischi. La popolazione adulta, la vecchia generazione, generalmente tende ad evidenziare soprattutto i rischi dei dispositivi digitali e i rischi connessi all'utilizzo del web. Nello stesso tempo però non vanno dimenticate le opportunità di cui forse ci stiamo rendendo conto ancor più oggi, che ci troviamo in un momento in cui il distanziamento sociale e l'isolamento da Covid-19 impongono in qualche modo l'utilizzo dei media digitali per rimanere connessi, per rimanere anche informati, direi. Questi dati, che credo siano visibili e che volevo condividere, si riferiscono alla diffusione per l'appunto dei social media in Italia, in particolar modo al tempo di connessione, di utilizzo dei social media, che come sapete offrono un ventaglio di possibilità, perché ci si riferisce ai social media nel momento in cui parliamo di contenuti che sono condivisibili all'interno della rete e quindi la possibilità anche di fare surfing online, cioè di andare alla ricerca di informazioni. È social media tutto ciò che si riferisce alla possibilità di stabilire relazioni online e quindi social network. Parliamo di social media anche rispetto a quelli che sono dei dispositivi che ci consentono un momento ricreativo, no? Per esempio ascoltare la musica, per esempio guardare la TV e le serie che spesso e volentieri possiamo adesso vedere on demand, no? a richiesta, o nello stesso tempo per esempio l'utilizzo del gaming, dei videogiochi.
La diffusione, secondo il rapporto dell'EuKids Online, un recente rapporto che riferisce di quanto bambini tra i 9 e adolescenti fino ai 16 anni abbiano accesso alla rete attraverso lo smartphone e utilizzino i social network, riferiscono appunto di quanto ormai la diffusione sul territorio italiano prenda ampiamente questa fascia della popolazione che per lo più utilizza l'accesso alla rete attraverso il proprio dispositivo digitale, lo smartphone che per l'appunto spesso e volentieri i bambini di 9-10 anni posseggono, alle volte anche prima, più precocemente, dispositivo digitale che utilizzano per accedere alla rete e soprattutto per mantenere dei rapporti online, delle relazioni online. Tant'è che infatti il dibattito della comunità scientifica è tale da configurarsi, prendere una posizione, no? Rispetto a quella che può essere una dipendenza molto spesso dai dispositivi digitali e dai social media, piuttosto che quella che è una corrente di pensiero che tende invece a individuare le risorse e le opportunità rispetto all'utilizzo dei dispositivi digitali e dei social media, che rappresentano sempre più un modo di essere, un modo di essere individui tra gli altri al giorno d'oggi. Questo non vuol dire che non si possano cogliere quelle rischiose opportunità che vengono offerte dalla rete e dai dispositivi digitali. Che cosa è accaduto in questo momento, in questo periodo specifico? La pandemia ha sicuramente modificato in maniera sostanziale le nostre abitudini. Abbiamo perso le nostre routine, siamo stati colti sicuramente da un senso di profonda ansia, alcuni inizialmente da una denegazione, no, di quali fossero i problemi, di quali fossero i rischi, dopodiché ansia, e alcuni nel vivere la condizione di isolamento sono stati colti da noia e disperazione. Abbiamo però attraversato quella che può essere definita una fase di adattamento, nella cosiddetta fase 1, una fase nella quale in qualche modo, avendo noi perso le nostre abitudini e le routine, che tutto sommato servono anche per tenere sotto controllo, a bada le angosce, servono per ordinare in qualche modo le nostre esistenze, abbiamo fatto i conti con nuove forme di adattamento, con nuove possibilità che ci venivano offerte. Si è parlato tanto di solidarietà digitale, si è parlato tanto di utilizzo della digitalizzazione per far sì che le persone potessero mantenersi informate, potessero mantenere dei contatti e potessero quindi percepire in maniera meno ansiogena l'isolamento, l'emergenza, la pandemia. In realtà questa dimensione della digitalizzazione della popolazione consente anche di aprire un dibattito rispetto all'educazione, all'uso del digitale e alle potenzialità della rete. Sappiamo quanto rispetto per esempio alle risorse che ci vengono offerte dal digitale le persone abbiano potuto continuare a lavorare e i bambini abbiano potuto continuare a frequentare le loro lezioni online, gli studenti universitari abbiano potuto continuare a frequentare le lezioni, fare esami, laurearsi, grazie alle potenzialità e alle risorse offerte dal digitale e dalla rete. In questo momento specifico l'Associazione Psicologica Americana, che rappresenta un grosso punto di riferimento a livello globale rispetto ai temi della psicologia, ha infatti sottolineato quanto fosse importante in questo momento di pandemia comunicare con i bambini, comunicare con gli adolescenti, comunicare con coloro che non possono da soli rappresentarsi ciò che sta accadendo, no? Un adulto ha gli strumenti cognitivi per potersi rappresentare quel che sta accadendo, per potersi rappresentare e vivere anche ovviamente l'angoscia di quel che sta accadendo. I genitori sono stati invitati più volte, diciamo, a parlare con i propri figli, a trovare le parole semplici per poter presentare loro una realtà che è sicuramente fatta di incertezza, ma che imponeva ai bambini e alle famiglie delle restrizioni delle normali attività quotidiane, restrizioni della routine, restrizioni rispetto ai contatti sociali.
E il secondo punto che veniva particolarmente, che viene ancora tuttora sostenuto con enfasi, è appunto quello di rimanere connessi, cioè di mantenere per l'appunto le proprie reti sociali attraverso i media digitali, come terreno, spazio virtuale attraverso cui poter condividere emozioni, emozioni positive, emozioni negative, condividere informazioni, sentirsi liberi in qualche modo di informarsi e nello stesso tempo di vivere questa esperienza di isolamento insieme ad altri. È tanta la pubblicità che è stata fatta in questa direzione ed è stato fatto anche un tentativo di avvicinare anche le generazioni, no, che non sono abituate all'utilizzo del digitale, penso per esempio alle persone di vecchia generazione, penso agli insegnanti di vecchia generazione, no, e a quanto anche per loro sia stato necessario adattarsi ad un nuovo modo per comunicare, ad un nuovo modo per insegnare e per fare lezione. Sicuramente non è la stessa cosa, è ovvio che non sia la stessa cosa, le relazioni in qualche modo sono schermate dal digitale, dallo schermo digitale. È vero però che in questo momento specifico il digitale, i media digitali ci hanno offerto grandissime opportunità, sono state sicuramente una grande risorsa. Una risorsa per acquisire innanzitutto informazioni. È stata fatta una campagna ampia, no, rispetto al Ministero della Salute, rispetto a quelle che sono le norme igieniche, no, il distanziamento sociale. Sappiamo quanto siamo stati, se vogliamo, anche bombardati da un insieme di informazioni che però sono state tese a darci delle indicazioni per la nostra sicurezza, per la nostra salute fisica. Probabilmente non è stato fatto altrettanto per la nostra salute psichica, no? Cioè cercare di avere informazioni utili perché l'isolamento, la pandemia, l'emergenza, l'angoscia connessa all'incertezza non scompaginassero completamente la nostra psiche, la nostra reazione sul piano psico-emotivo. Le opportunità dei media digitali sono andate nella direzione anche di coprire la noia, riempire il vuoto, offrire dei momenti ricreativi, dicevamo prima, attraverso la visione di serie TV, no? Attraverso le piattaforme on demand, attraverso l'utilizzo dei videogiochi, ci hanno consentito di accedere ai servizi, ci hanno consentito lo smart working e la didattica a distanza e ci hanno anche consentito di mantenere, come dicevamo, le relazioni sociali attraverso i social network. Che cosa si trova oggi in giro rispetto alla diffusione quindi dei social media, rispetto al modo in cui dovendoci adattare ad una nuova modalità di essere informati e di connessione con il mondo, con gli altri, che cosa è cambiato? C'è stata sicuramente un'ampia diffusione, di connessioni, no? Di connessioni online da parte di tutta la popolazione. Che cosa è cambiato nel modo in cui abbiamo cominciato a vedere noi stessi la digitalizzazione e i social media? Intanto c'è stato sicuramente, questi grafici ci parlano a livello mondiale, di quanto le diverse generazioni, per esempio, abbiano approcciato all'utilizzo dei social media. E di quanto, per esempio, i vecchi, no? I boomers, coloro che le vecchie generazioni abbiano cominciato ad accedere più di frequente ai social media, probabilmente per mantenersi informati. E di quanto ovviamente lo abbiano fatto in maniera esponenziale anche le più giovani generazioni, che d'altra parte dai millennials alla generazione Z sono nati con il digitale. Ma quello che si è riscontrato è anche un'ampia diffusione, per esempio, connessioni e abbonamenti alle piattaforme digitali che consentono l'accesso appunto alla TV on demand, ovvero la possibilità di vedere in streaming, no? Le serie TV, come possibilità di superare la noia anche, no? Di offrire un momento ricreativo o forse anche un momento di fuga rispetto a quello che si sta vivendo. Di fatto l'online rappresenta sicuramente per certi versi una trappola, per altri versi invece una risorsa. L'online, la rete, rappresenta il luogo del ritiro emotivo, rifugio da angosce relazionali e identitarie.
o viceversa può essere vissuto come una dimensione creativa, un luogo di scambio e di aggregazione. Se penso al luogo del ritiro emotivo, penso a quei ragazzi che vivono maggiormente l'angoscia da contatto sociale e si ritirano in un mondo che per certi versi è più ovattato, perché schermato, perché consente di rifugiarsi rispetto a quello che è il vivere sul piano psicosensoriale delle relazioni con gli altri, relazioni emotive con gli altri. Ma l'online, la rete, si prefigura anche come dimensione creativa, oltre che ricreativa, come luogo di scambio e di aggregazione, come spazio virtuale, dove le comunità che sono, vivono un distanziamento sociale, in realtà si ritrovano e si ritrovano per condividere sul piano psicoaffettivo proprio tutto quello che sta succedendo. È chiaro che però la risorsa si trasforma molto facilmente in un rischio, no? Lo strumento si trasforma molto facilmente in una trappola, questo succede sempre e immagino quali siano, perché conosco le preoccupazioni per esempio dei genitori, le preoccupazioni degli insegnanti rispetto alle nuove generazioni e all'iperutilizzo che spesso fanno dei dispositivi digitali e di tutti i comportamenti collegati al web, alla rete. È vero però che bisogna fare una precisazione rispetto a questo. Siamo abituati a vedere il rischio solo e unicamente in termini di abuso, cioè quanto tempo si trascorre online, quanto tempo si trascorre sullo smartphone, quanto tempo si trascorre per esempio con i videogiochi, no? E poca attenzione di solito invece c'è rispetto al misuso piuttosto che all'abuso, cioè rispetto al tipo di utilizzo, come utilizzo quel dispositivo digitale, non soltanto quanto lo utilizzo, come utilizzo il videogioco e non soltanto quanto lo utilizzo. Penso a quelle condizioni di ritiro sociale, oltre che psicoaffettivo, no? E penso a quanto i ragazzi che vivono una condizione di ritiro emotivo e di isolamento emotivo abbiano in qualche modo ricevuto un sostegno negativo da questa condizione di isolamento reale, di distanziamento sociale, come dire un rinforzo, no? Rispetto a quello che è un vissuto già presente di isolamento emotivo. Vero è però che i social, vero è però che l'online e quindi vivere una dimensione anche di utilizzo del videogioco attraverso delle piattaforme di condivisione in qualche modo alleggerisce il ritiro, lo rende meno pesante, meno come dire costrittivo, e quindi prefigura anche una possibilità di scambio e di connessione che viceversa in una condizione in cui l'individuo si trova per esempio da solo a vivere il rapporto con il videogioco, quindi non in una dimensione di condivisione online, il rischio è ancor più invece di rafforzare un isolamento, una chiusura in se stessi, potremmo dire anche un loop, no? Che può sfociare in una dipendenza. Quali sono i rischi? Se da una parte attraverso il web si ha la possibilità sicuramente di raggiungere, no? Aggiungere conoscenza, arrivare a conoscere anche quali sono i rischi rispetto alla salute, mi riferisco in particolar modo a questa condizione di pandemia, ed è stato grazie all'accesso ai media digitali che abbiamo potuto avere una serie di informazioni importanti che riguardassero la salute. Dall'altra parte il rischio è anche di incorrere, e lo sappiamo bene, se ne è parlato tanto, anche nelle fake news, no? In informazioni che in realtà non erano veritiere, per cui è stato raccomandato a più livelli di cercare sempre le fonti originarie e i siti affidabili rispetto alla comunicazione di informazioni, in particolar modo informazioni che riguardassero l'emergenza e l'emergenza sanitaria. Dall'altra parte un rischio di incorrere in quella che è stata da alcuni definita una infodemia al pari della pandemia, cioè un eccesso di informazioni non sempre veritiere, ma che in qualche modo rispetto al discorso che facevo prima, quanto e come, andavano piuttosto che a sedare delle angosce, ad incrementare le angosce. Questo è un aspetto importante, cioè l'utilizzo che noi facciamo dei media digitali ci deve
ci invita in qualche modo a prestare attenzione non soltanto appunto alla quantità ma alla qualità dell'uso. Allora, l'utilizzo che io faccio del dispositivo digitale o di quel media digitale è importante nella misura in cui mi consente di capire quanto quella in quel momento è una strategia che io utilizzo per fronteggiare qualcosa, per fronteggiare degli stati emotivi, per esempio. Allora, ci sono persone, non si può generalizzare, siamo tutti diversi, ci sono persone che ricorrono, per esempio, alla ricerca di informazioni online sulla salute perché così si sentono rasserenate, e persone che al contrario, da una ricerca ossessiva, potremmo dire, di quelle che sono le informazioni sulla salute, potrebbero invece avere delle conseguenze negative, cioè un rafforzamento dell'angoscia o della depressione che si lega al momento, no? Allo stato emotivo che sta vivendo in questo specifico momento. I rischi rispetto all'abuso e al misuso hanno anche a che fare, lo dicevamo prima, col ritiro emotivo e relazionale, o per esempio col binge working, l'assenza di confini spazio-temporali in qualche modo ha configurato e configura un rischio ancora ora che ci troviamo in un momento in cui stiamo accedendo alla cosiddetta fase 2, no? Presenta comunque un rischio per le persone che restano in smart working e che in assenza di confini si sono ritrovate alle volte alcune persone a vivere una dimensione quasi di addiction dal lavoro, no? Di binge working, cioè di lavoro compulsivo, forse finalizzato anche a sedare degli stati emotivi particolarmente forti, forse in risposta ad un'assenza di confini che stiamo vivendo in questo momento, perché è vero che la dimensione online presenta dei rischi di iper coinvolgimento. Questo è un rischio che in letteratura scientifica si dà per assodato. Purtroppo il rischio, diciamo, di sovrabbondanza di informazioni, di sovrabbondanza di stimoli e di assenza di confini è un rischio presente nel momento in cui abbiamo a che fare con la dimensione del web, della rete. Allora è importante interrogarci rispetto a quali sono le nostre strategie, controllare le fonti delle informazioni e chiedersi quel che faccio io o quel che fa la persona che mi è vicina, e ancora una volta il mio pensiero va ai genitori che incontro spesso e che sono spesso preoccupati dell'iperutilizzo che i figli fanno dei dispositivi digitali, per l'appunto, chiedersi quello che sta facendo mio figlio, quello che sto facendo io, a quale bisogno risponde in questo momento specifico, e dunque piuttosto che quanto utilizzo se ne fa, perché e come, la qualità dell'uso. Qual è la qualità dell'uso? Se mio figlio è costantemente connesso con lo smartphone o sullo smartphone lo sta costantemente usando, non devo limitarmi a dire smettila perché stai sempre connesso su quello smartphone, ma andare ad esplorare qual è la ragione, qual è l'utilizzo che mio figlio fa dello smartphone. Lo stesso vale per i videogiochi, no? Comprendere quanto quella dimensione di iperutilizzo del videogioco risponde ad un bisogno di evasione, ad un bisogno ricreativo, quanto attraverso il videogioco in realtà quel ragazzo sta chattando anche con altri, con cui condivide quello specifico momento di gioco. E sicuramente anche chiedere aiuto in caso di bisogno. Si è fatta una grande propaganda rispetto a quali sono naturalmente i numeri a cui poter far riferimento rispetto a diciamo l'emergenza sanitaria. È attivo diciamo un numero verde e quindi è attivo un supporto psicologico Covid-19 che unisce, vede uniti in una rete il Ministero della Salute e una serie di specialisti, psicologi, moltissimi psicologi e psicoterapeuti delle emergenze e psicoterapeuti di diverso orientamento professionale che collaborano proprio nel tentativo di offrire un supporto, un aiuto di primo e di secondo livello a chi vivesse condizioni di ansia, di confusione e stress in questo momento specifico di profondo isolamento, condizioni di solitudine che, come dicevo prima, ci portano a fronteggiare con delle modalità che possono essere, ahimè, più o meno funzionali o disfunzionali, l'ansia o la depressione. Da questo punto di vista,
anche l'università si sta muovendo a più livelli sul piano della ricerca, attivando delle reti di ricerca con altre università rispetto a quali siano stati, quali siano in questo momento le strategie di coping, le strategie di fronteggiamento dell'ansia, dello stress, attraverso l'utilizzo per l'appunto delle piattaforme digitali, attraverso l'utilizzo dei media digitali. E ancora una volta lo sguardo ricade sui rischi, sulla potenzialità disfunzionale di utilizzo di questi dispositivi e di questi social media, ma dall'altra parte anche la dimensione dell'opportunità, di quanto alle volte tutto questo serva proprio per evadere anche da una condizione di profonda angoscia. Io lascio qui impresso il numero per chi ne avesse bisogno e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Tutti e grazie di essere qui con noi oggi. Lavoreremo con voi, ci piacerà proporvi delle riflessioni che insieme con il gruppo di lavoro del progetto Oltre la violenza della ASL Napoli 1 Centro, e a questo proposito ringraziamo anche il direttore generale, ingegner Verdi Oliva, per averci dato la possibilità di sviluppare questo progetto sempre più. Esploreremo, come vi dicevo, alcune idee che come gruppo di lavoro, come parte del gruppo di lavoro dello sportello Oltre la violenza, abbiamo messo a punto in questo periodo in cui la pandemia da Covid-21 e la necessità di stare tutti in lockdown ha prodotto e ci ha fatto riflettere su quello che poteva succedere. Voglio innanzitutto dirvi che il contrasto alla violenza contro le donne viene effettuato in moltissimi servizi e da moltissime istituzioni, una delle quali è appunto lo sportello Oltre la violenza della ASL Napoli 1 Centro. La violenza maschile contro le donne è una emergenza sanitaria globale già dal 2013 e nel 2000 quindi la possiamo definire come una pandemia, e quindi va trattata come una pandemia, e così abbiamo pensato di trattarla in questo momento di riflessione con voi sull'argomento. Ora, mentre per quel che riguarda l'emergenza Covid-19 stiamo entrando nella fase 2, altrettanto non possiamo dire per quel che riguarda la pandemia della violenza contro le donne. Ora, come parte del gruppo di lavoro dello sportello Oltre la violenza, ci siamo incuriositi e abbiamo messo a punto una serie di indicazioni per contrastare la violenza contro le donne, riprendendo proprio quelle che sono state messe a punto per contrastare l'epidemia e la trasmissione del virus Covid-19. Quindi faremo in questo nostro intervento utilizzeremo delle metafore per poter spiegare come utilizzare delle modalità per contrastare la violenza contro le donne in questi momenti in cui stiamo entrando nella fase 2, ma che comunque ci costringeranno ancora a una convivenza forzata. Giovanna Vasto ci dirà qualcosa a proposito del lavarsi spesso le mani. Lavati le mani. Può succedere di sentirti arrabbiato, frustrato, triste, solo. Le emozioni non sono giuste o sbagliate. Accoglile per riconoscerle, ma pensa prima di agire o parlare. Con le mani e le parole puoi fare molto male alla tua partner, ai bambini e alle bambine che assistono e anche a te stesso. Fermati prima. Se pensi di avere bisogno, chiedi aiuto. Alice Gargiulo, cosa ne pensi di mettersi i guanti?
In questo periodo abbiamo imparato quanto è importante il contatto con gli altri. Può essere fonte di cura, ma anche fonte di contagio. Toccare con i guanti significa toccare l'altro con delicatezza, con rispetto. E prendersi cura dell'altro e della relazione di coppia è un aspetto molto importante. Lo si può fare in tanti modi. Non esistono delle vere e proprie regole, dei modi giusti o sbagliati. Ma ad esempio è importante toccare la propria partner con rispetto, rispettandola sia emotivamente che fisicamente. Scegliendo ad esempio le parole da dire e quelle da non dire, rispettando il suo modo di essere e le sue necessità. E adesso Marcella Autiero ci parlerà dell'importanza di stare a distanza. Esatto, io approfitto così mi metto più lontana. Allora, abbiamo riflettuto di quanto sia importante nella relazione di coppia prendersi le giuste distanze, soprattutto in un periodo in cui c'è una convivenza forzata e quindi diciamo è ancora più importante che le persone possano coltivare le proprie passioni, i propri hobby, possano, come dire, prendersi i propri spazi, e per spazi intendiamo spazi interni e spazi esterni, ed è importante che quindi nella relazione di coppia si sviluppi questa competenza, che è la competenza proprio della distanza. E adesso io invito Angelo Capasso a parlarci dei dispositivi di protezione. Allora, usa i tuoi dispositivi di protezione. In questo periodo abbiamo imparato l'importanza di metterci una mascherina, ma altrettanto importante per proteggere e proteggerti dalla violenza, usare dei dispositivi che potremmo definirli relazionali. Prendersi cura delle proprie relazioni e prendersi cura della propria salute e della salute del proprio partner, nonché dei propri figli. Per farlo è importante accogliere le proprie emozioni. Se pensi di poter fare del male alla tua partner, chiedi aiuto. Federica, tu cosa ci puoi dirci delle informazioni? Allora, nel periodo dell'emergenza da Covid-19 abbiamo imparato gradualmente a distinguere le fake news dalle informazioni ufficiali, e anche per la violenza contro le donne, che è un fenomeno serio, complesso, che spesso è raccontato attraverso pregiudizi, attraverso stereotipi, è importante informarsi da fonti autorevoli e ufficiali per capire cos'è questo fenomeno, per conoscerlo e capire come uscirne. Bene, questo è quello che abbiamo provato a dirvi a proposito delle regole che sono state messe a punto dal Ministero della Sanità, dal Ministero della Salute, a proposito di quel che serve per poter contrastare l'epidemia. Laviamoci spesso le mani, mettiamoci guanti, teniamo le giuste distanze, utilizziamo i dispositivi, informiamoci da fonti sicure. Informiamoci da fonti sicure significa anche guardare, consultare i siti istituzionali, quelli delle ASL, quelli del Ministero della Salute, quello della Regione, quelli dei comuni e quelli delle associazioni che in questo momento sono attive nel contrasto alla violenza contro le donne. Le donne non sono sole per contrastare la violenza che possono subire in questo momento di necessità di convivenza forzata. Gli uomini non sono soli nell'affrontare quello che può succedere in questi momenti. Siamo tutti insieme e tutti insieme e tutte insieme possiamo mettere a punto possibilità di contrastare efficacemente questa pandemia, questa emergenza nell'emergenza,
che è la violenza maschile contro le donne. Grazie a tutti.